Il diplomato di istruzione professionale sociosanitaria acquisisce le competenze necessarie per progettare ed attuare interventi per l'infanzia e per persone con difficoltà fisiche, psichiche e sociali. Sono previsti estesi periodi di attività di stage, in collaborazione con strutture sociosanitarie del territorio. Quindi, nelle materie caratterizzanti, si passa direttamente dalla teoria all'applicazione pratica delle conoscenze. Le materie professionalizzanti vanno dal diritto del settore sociosanitario alla psicologia applicata, dall'igiene della cultura medico-sanitaria fino alle metodologie operative. Gli sbocchi lavorativi sono molteplici e tutti nel settore sanitario. Servizi educativi per l'infanzia, assistenza fisica alle persone con disabilità nelle strutture di assistenza e residenze sanitarie, nonché nelle strutture residenziali per anziani. Attività di animazione socio-educative e culturali nei centri ricreativi sia per bambini che per adulti. Il diploma consente l'accesso a tutte le facoltà universitarie, soprattutto scienze infermieristiche. Dopo il diploma è possibile l'iscrizione a corsi OSS, con percorso ridotto a 300 ore invece che con 1000 e conseguimento della qualifica in soli 3 mesi. L'OSS è qualificato per svolgere attività di cura e di assistenza alle persone in condizioni di disagio o di non autosufficienza sul piano fisico o psichico, al fine di soddisfarne i bisogni primari e favorirne il benessere e l'autonomia, nonché l'integrazione sociale. Il percorso viene portato a termine presso l'ente di formazione Scuola La Tecnica, partner dell'Istituto Palmieri nel Polo, per l'istruzione professionale ICT Campus. Si tratta di una qualifica professionale rilasciata dalla Regione Campania, previo superamento dell'esame finale, valevole su tutto il territorio nazionale, che consente l'ammissione ai pubblici concorsi.